Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Anche se con un po' di ritardo andiamo a vedere quella che è la nuova Canon C300 Mark II. Ad aprile alcuni amici di VMakers.net mi contattano per potergli realizzare un articolo, una recensione sulla Canon C300 Mark II. Una volta accettato, Canon mi ha mandato la camera per quasi un mese ed ho avuto la possibilità di poterla provare molto a fondo, di poterci girare tantissimo e cogliere tutte quelle che sono le sue peculiarità e le differenze con le sorelle minori o con i modelli passati. 5 anni fa, quando è stata presentata la C300, fu considerato da tantissimo un azzardo, sì, perché era il periodo in cui si cominciava a fare video con le DSLR e tantissimi operatori cominciavano ad approcciarsi a quello che era il mondo della macchina fotografica che fa video, non più della telecamera. Ed è stato un grandissimo azzardo proprio per il fatto che Canon ha unito quello che è una macchina fotografica a quello che è una telecamera, cambiando radicalmente il modo di concepire quella che è la telecamera. Come tutti ben sapete, i prodotti di Canon nel comparto cinema EOS sono considerabili cineprese più che telecamere o macchine fotografiche. Con C300 Mark II Canon non poteva fare altro che spostare ancora di più i limiti in avanti, spostando contestualmente anche il target di utilizzo e quindi i professionisti che possono utilizzarla. Non perché il C300 Mark II non possa essere utilizzata dai professionisti del video che si occupano di cerimoniale o di televisione o di fiction o per produrre corti o quant'altro, no, assolutamente, è stata riorganizzata, riarrangiata ed è diventata una vera cinepresa digitale che può mettersi tranquillamente in competizione con altre top di gamma del settore. Canon è riuscita a fare con C300 Mark II quello che avrebbe dovuto fare con la C500, camera che è stata davvero sottovalutata per le sue potenzialità. Non è stata, secondo me, capita fino in fondo, mentre con C300 Mark II Canon ha fatto l'opposto e ha portato tutto quello che doveva essere C500 nel modello precedente sulla nuova versione della C300. La C300 Mark II diventa una macchina da presa da set. Le prime cose che ho notato aprendo la confezione sono state la miriade di accessori aggiuntivi da dover non montare sulla camera, ma letteralmente abitare. Questo fa sì che la Canon C300 Mark II perde la filosofia point to shoot, quella nata con la C300. Prendi la macchina, punta, riprendi. Questa filosofia è stata stravolta in C300 Mark II, ma rimane la stessa, anzi è stata implementata e migliorata nella C100 Mark II invece. La C300 Mark II diventa una macchina da set, non che non si adatta ad altri utilizzi assolutamente, ma secondo il mio parere c'è bisogno di molta più cura, c'è bisogno di molta più pazienza, tempo per poter allestire la camera, dal montare l'accessorio, la maniglia o quant'altro. E questo fa sì che questa macchina si sposti dal suo utilizzatore finale, il classico prosumer operatore video che si occupa del telegiornale piuttosto che del cerimoniale, per salire di un gradino e andare a guardare molto di più a quello che sono i set cinematografici. Ebbene sì, perché questa macchina è diventata, a mio punto di vista, una macchina prettamente da set. Per il tempo da impiegarci per poterla preparare e per girare, a tutte quelle che sono le caratteristiche che questa macchina ha. La C300 Mark II mantiene lo stesso corpo della C300, cosa che ha reso famoso questa macchina sia per la robustezza che per la compattezza. Ma andiamo a vedere un attimo quelle che sono le caratteristiche generali della macchina. Abbiamo un sensore CMOS a super 35 mm, una risoluzione effettiva del sensore in 4K DCI, ossia 4096x2160. A circa 8.85 megapixel. Per l'attacco lenti la macchina è disponibile in due versioni, nella versione EF con tutti gli attacchi Canon e una versione in PL per le ottiche cinematografiche. Per gli ISO abbiamo due modalità, quella standard e quella estesa. Per quella standard gli ISO vanno da 160 a 25.600 ISO, per quella estesa invece vanno da 100 a 102.400 ISO. Insomma, una macchina abbastanza luminosa. E su questo valore ho fatto un test in particolare che vedrete più avanti nel video. Ho fatto un test per la comparazione degli ISO. Abbiamo all'interno del corpo macchina filtri ND motorizzati a 2, 4, 6, 8 e 10 stop. Possiamo utilizzare su questa macchina la messa a fuoco manuale come in tutte le DSLR, ma abbiamo anche il dual pixel autofocus di Canon, il one shot autofocus, il continuous autofocus e il face detection. E su questo voglio aprire una menzione in particolare. Non avevo mai girato con l'autofocus attivo su
queste macchine, parliamo di C100, C300, C100 Mark II. Ho provato a girare col fuoco in automatico su C300 Mark II e devo fare davvero una menzione di lode a Canon e ingegneri perché hanno fatto un lavoro fantastico. Abbiamo un monitor montabile sulla camera di 4 pollici ed è un LCD in Full HD. Mentre abbiamo un mirino con AL display a 0.46 pollici. Molto dettagliato e definito. Arriviamo ai supporti di registrazione, qui la scelta cade sulle C-Fast, ma anche uno slot per SD per registrare, attenzione, soltanto in alta definizione. Questa scelta forse può essere discutibile perché le C-Fast non sono ancora tanto presenti sul mercato con una vastità di scelte, specialmente di aziende produttrici, e quindi costano un po' in più. Però hanno la loro differenza, non solo sono supporti davvero funzionali e rigidi, sono anche molto ma molto veloci. Ho utilizzato una C-Fast fornitami da Canon della SanDisk e devo dire che era davvero ultra veloce sia nel salvare le clip, non ho mai avuto tempi di delay sulla macchina, né per scaricarli sul computer con il lettore apposito, era estremamente veloce, parliamo su per giù che un 20 giga di materiale lo scaricavo in 2 minuti utilizzando porte USB naturalmente. I formati video che possiamo trovare all'interno della C300 Mark II sono file in MXF e possiamo scegliere tra due tipologie di compressioni, MPEG 4 o H264. I bitrate della macchina sono variabili, sono fantastici, ma dipendono dal formato che noi andiamo a scegliere e dalla profondità di colore che scegliamo. Possiamo comunque arrivare ad un massimo con un bitrate intra di 410 megabits per secondo. Veniamo ora a quelle che sono le risoluzioni che noi possiamo utilizzare all'interno della macchina. Ce ne sono tante diverse e variano, io le elencherò tutte e variano non solo per dimensione del fotogramma ma anche per profondità colore e spazio colore. Cominciamo dal formato DCI per il cinema 4096x2160, quindi 4K, con spazio colore UCC 422 10 bit. Subito dopo abbiamo il fotogramma in Ultra HD, quindi il fotogramma 4K per la televisione, che è un 3040x2160. Sempre spazio colore UCC 422 a 10 bit. Scendiamo e troviamo il formato 2K, quindi 2048x1152. 2K DCI, quindi per il cinema, lo troviamo sia UCC 422 10 bit, RGB 444 sia a 10 che a 12 bit. E questo è un formato fantastico perché dopo devi lavorare tanto in color correction. Naturalmente poi si scende di un gradino sotto e troviamo il formato Full HD 1920x1080. Anche qui troviamo spazio colore UCC ed RGB, 422 per UCC, mentre 444 per RGB a 10 e a 12 bit. Veniamo ad un'altra nota ottima per questa macchina che è il frame rate. Finalmente un frame rate variabile molto ma molto decente che va da 1 a 120 fotogrammi al secondo. Naturalmente con la limitazione che possiamo girare a 120 fotogrammi al secondo solo e massimo a 2K e non in 4K. A 4K arriva fino a 60 fotogrammi al secondo. Abbiamo poi sul corpo macchina tutti quelli che erano gli attacchi presenti sulla C300 modello precedente, quindi una macchina completamente fornita e adatta per essere utilizzata sia su set che in ambito televisivo. Come avete visto dalle caratteristiche di questa camera, Canon ha fatto tantissima attenzione e ne ha fatto esperienza e il bagaglio dei modelli precedenti per poter confezionare una cinepresa digitale di tutto rispetto, che si inserisce in una fascia di mercato dominata da competitor enormi come Red, Arri. Canon può tranquillamente competere con questi competitor anche per il tono molto ma molto caldo che hanno le immagini. Oltre a tutti i parametri che abbiamo citato, che quindi portano questa macchina ad essere molto appetibile come il 4K, l'Ultra HD, i frame rate elevati, Canon ha introdotto anche un'altra cosa in questa macchina, la nuova curva per il log. E questa curva si chiama Canon Log 2. Con questa curva è possibile avere una gamma dinamica enorme, ancora meglio della precedente. Vi parlo ora un po' dell'esperienza che ho avuto io con questa camera. Ho fatto circa 4-5 giornate di shooting per strada, con sole, senza sole, un po' in tutte le condizioni, per poter testare la macchina sul campo. Ho portato la macchina nuda e cruda, soltanto montando il monitor sopra. Vi mostrerò qualche immagine che ho registrato per potervi rendere conto di quello che è questa macchina, una cosa fantastica. We'll be right back.
Ora voglio invece mostrarvi qualche clip colorata da un colorist, quindi non da un montatore, ma da qualcuno che lavora solo e soltanto di color correction. Ringrazio Ciroscione di Evil Studio per aver colorato queste clip. Guardiamo adesso quello che è uno degli aspetti che forse tanti si chiedono: come si comporta la C300 con le low light? Devo essere sincero, questa macchina mi ha sbalordito. Si comporta benissimo con poca luce. Ho fatto un test in low light spingendo la camera fino a 25.000 ISO. E quello che ne possiamo tirar fuori è che la grana è praticamente impercettibile per la prima metà del test. Naturalmente vi mostro soltanto materiale senza grading, così per rendervi conto di quella che è la quantità della grana presente nelle immagini. Tutto il test è stato eseguito a 4096x2160 in UCC A422 a 10 bit, quindi sono state riprese in questo formato e chi di voi ha un display a 4K può godersele appieno, anche perché questo video per la prima volta lo pubblico in 4K. Veniamo all'ultimo passaggio prima di arrivare alle conclusioni finali, quello della post-produzione. Io utilizzo per la post-produzione su un Mac Pro il Lake 2013, il cilindrotto per intenderci, non alle massime caratteristiche, e devo dire che tranquillamente ho montato questo materiale in tempo reale senza avere nessun problema. Ho utilizzato Premiere, per chi mi conosce sa che utilizzo Premiere. I codec fanno il loro dovere, non sono pesanti ma gestiscono benissimo quella che è la qualità dell'immagine senza generare file eccessivamente pesanti. Certo, c'è da considerare che comunque sono file con una profondità colore elevata, in frame abbastanza grandi come il 4K, ed è normale che un file venga di una certa dimensione. Quindi per il discorso che facevo a inizio video, è un po' difficile considerare questa camera come una camera per il cerimoniale, perché sarebbe praticamente ingestibile la quantità di materiale generato da questa camera. È naturale, la camera dà il suo meglio a 4K, ma lo dà anche in HD e 2K, quindi non c'è differenza tra i fotogrammi, anche perché sia l'HD che il 2K sono downscale dal 4K. C'è anche una funzione di crop che è attivabile in funzione naturalmente di 2K ed alta definizione, e un crop di 2x, naturalmente un crop digitale dal fotogramma 4K, per poter così raddoppiare la nostra lente. Insomma, arriviamo alle conclusioni: è una macchina fantastica. Prezzo consigliato circa 18.000 euro più IVA. Vale la pena? Non vale la pena? Questa camera vale 18.000 euro più IVA. Forse un 15% in meno sarebbe stato il prezzo ideale, ma questa camera così com'è comunque li vale tutti. Se questo video vi è piaciuto fatemelo sapere nei commenti. Noi ci vediamo prossimamente con tante novità su questo canale.